stato accolto come un film che fa finalmente luce su un capitolo oscuro della recente storia italiana. Diaz, non pulite quel sangue, un film che ricostruisce attraverso la verità giudiziaria i fatti che accaddero la notte del 21 luglio 2001 durante i pesanti scontri del G8 di Genova nella scuola Armando Diaz. Un film che aveva suscitato già polemiche quando il produttore Domenico Procacci della Fandango aveva annunciato il progetto a Cannes e che invece ha riscosso un gran successo di pubblico al Festival del Cinema di Berlino. Oggi il film esce nei cinema italiani e il produttore e il regista Daniele Vicari hanno deciso di presentare il film a Mestre, nel cinema Dante, e noi l'abbiamo intervistato per Venice Culture. 10.000 pagine di atti giudiziari, 140 storie, di cui 126 messe in scena, un lungo lavorio di documentazione, le ha dichiarato, ma Diaz è un film o un documentario? Diaz è un film di finzione che è quasi come un film di guerra, in cui i destini di tantissime persone si incrociano in due luoghi, che sono la scuola Diaz e la caserma di Bolzaneto. Gli attori che interpretano il film sono molto convincenti, ma sono attori. Certo. E Diaz esce dopo 10 anni e 9 mesi da quel 21 luglio 2001, dopo 4 anni dalla sentenza giudiziaria di primo grado, non è un po' tardi per farne un film ora? Proprio la sentenza di primo grado e poi anche quella di secondo grado della scuola Diaz, così come quelle per la vicenda di Bolzaneto, hanno reso possibile fare questo film. Perché noi siamo partiti dagli atti dei processi e abbiamo raccontato delle cose che sono indiscusse. E in questi processi è in discussione chi ha fatto cosa, non è in discussione cosa è accaduto. Certo, comunque è un atto di denuncia. È anche un film di denuncia, è un thriller psicologico, è un film di guerra, è un horror in certi momenti, è un film che racconta una cosa molto complessa. Certo. Sui 4 giorni del G8 di Genova, potremmo dire, sono stati tra i primi eventi che hanno avuto una rilevanza mediatica, ma anche e soprattutto della rete, cioè sono stati documentati. Ha confrontato lei questo materiale con la ricostruzione della verità giudiziaria e ne sono emerse discordanze o... Ma i video sono entrati nel processo, credo in un modo in cui non è mai accaduto prima. Durante il processo sono stati visti migliaia e migliaia, centinaia di ore di video e centinaia di fotografie. Le prove, diciamo, a carico di questi poliziotti erano schiaccianti. L'unica difficoltà che hanno avuto i PM è quella di individuare le persone perché le persone erano, i poliziotti erano travisati, avevano il casco, avevano il fazzoletto rosso e quindi sono difficilmente riconoscibili, ma i poliziotti che avevano l'ordine di servizio sono stati individuati e i loro capisquadra sono stati condannati, ma sono stati in secondo grado condannati anche i capi dei vari reparti che erano presenti lì davanti alla scuola Diaz e non hanno gestito quella situazione in una maniera regolare. Quindi è un film che risana una ferita che è rimasta aperta. Di fatto qualcuno ha osservato che andare a vedere Diaz è un dovere sociale, mi pare. Ma andare a vedere Diaz, secondo me, prima di tutto un'esperienza per lo spettatore, che è la stessa esperienza che ho fatto io per fare il film. Dopodiché è anche un modo per permettere che si possano fare altri film in Italia, liberi, liberi da condizionamenti di ogni genere. Ed è anche un modo per conoscere delle cose che si ha solo l'impressione di conoscere, perché in realtà gli spettatori vedendo questo film capiranno delle cose che è molto difficile comprendere semplicemente leggendo i giornali diluiti, con fatti diluiti in 10 anni di tempo, insomma, le cose si perdono un po'. Certo. E oggi è la prima nazionale per il film, l'anteprima è stato fatto a Genova. E come avete scelto per la prima nazionale il Veneto, prima a Padova e oggi a Mestre? Noi siamo in giro per l'Italia da un po' di tempo, abbiamo fatto tutta una serie di anteprime in giro per tutta Italia e ci è sembrato giusto e bello
dedicare l'ultima parte del nostro lavoro proprio a Mestre, a Padova e poi successivamente anche a Pordenone, a Udine, perché sono delle zone dove raramente i cineasti vanno a presentare i loro film e io lo ritengo un errore straordinario, sarà che poi ci ho lavorato da queste Hai parti. anche lavorato E Matera. quindi sì, ho fatto un documentario qua e ho conosciuto persone straordinarie che conosco la passione per il cinema delle persone che vivono qui e quindi per me è anche un po' un omaggio a queste persone presentare il film stasera qui. Certo. Un'ultima piccola provocazione, cioè Diaz mette sullo schermo una violenza cruda, indugia molto su questa violenza. Si è parlato addirittura di macelleria sociale, usando un'espressione che mi pare fosse addirittura nelle carte giudiziarie. E però il film non è stato vietato ai minori. Perché, secondo lei? Ma non so rispondere a questa domanda. Credo che i commissari abbiano valutato il fatto che il film, essendo tratto dagli atti dei processi, non avendo in qualche modo forzato, contrariamente a quello che diceva lei, le scene di violenza, ma anzi avendo diminuito e reso meno cruente le scene di violenza, che nella realtà sono state molto peggiori di quelle che raccontiamo noi. Tutto questo per rendere il film fruibile anche a delle persone giovani, credo che abbiano valutato positivamente questa intenzione, il significato complessivo del film, nel quale la violenza non è come posso dire, una cosa estetizzante, non è una furbata per acchiappare il pubblico al quale può piacere una scena di violenza, ma è una necessità narrativa intorno alla quale ruota tutto il significato del film. Ringraziamo Daniele Vicari allora per la disponibilità. Grazie a voi, a Benny Scalcio e a tutti gli internauti che capiteranno su questa intervista. Grazie mille.